stampa off the beat. State meglio di così? Come potremmo stare? Stiamo benissimo, siamo ad Arguello, siamo qui nelle Langhe piemontesi, bellissimo, stiamo bevendo un'ottima birra. Aspettate. Non abbiamo neanche mangiato le nocciole e non abbiamo ancora assaggiato il vino locale che sappiamo essere la prelibatezza della zona, capito? Quindi no, meglio di così veramente non potremmo stare. Poi finalmente si torna in Italia dopo tanto girare l'Europa. Chi siete? Io sono Enrico, cantante dei Los Fastidios, e qui sulla mia sinistra c'ho Emilio, bassista dei Los Fastidios, Bibo, chitarrista, Mattia, batterista, Elisa. E cosa fai tu? Canta, fai video, merchandise, fa tutto. Il nome da dove deriva? Il nome nasce 33 anni fa, quando fondammo la band. Sono solamente io il superstite di quella prima formazione. Una serata alcolica si decise per questo nome, Los Fastidios, ma solamente per il fatto che all'inizialmente avevamo detto i fastidiosi, perché sapevamo che avremmo dato fastidio a tutto e a tutti. Abbiamo voluto dare questo tocco ispanico solo per il fatto che nella nostra regione, nella nostra città, Verona, il dialetto suona un pochino come lo spagnolo. Non ha niente a che fare con lo spagnolo, però suona solamente, è solamente il sound che è simile, e quindi abbiamo voluto dare questo tocco. E la cosa curiosa è che, non sapendo lo spagnolo, abbiamo comunque azzeccato, perché i fastidiosi, alla fine trasformato in Los Fastidios, non è esattamente la traduzione esatta, perché la traduzione spagnola sarebbe i fastidi, però alla fine siamo sempre lì. Abbiamo azzeccato. Quindi da quanti anni è che i Los Fastidios esistono? Sono dal 1991, quindi a oggi sono 33 anni. E come vi siete formati inizialmente? Ma inizialmente la band è nata quasi per scherzo. Sicuramente mai avrei pensato 33 anni fa di essere qui a parlare ancora di Los Fastidios. Siamo nati così, quasi per morire il mese dopo, ma volevamo solamente dimostrare che il punk rock fosse ancora vivo. Al tempo, 1991, tanti dicevano che il punk fosse morto e noi non eravamo d'accordo. Volevamo solamente dimostrare che il punk rock era vivo, e se siamo ancora qui a parlarne significa che ancora oggi è ancora più che mai vivo e vegeto, quindi abbiamo fatto la scelta giusta. Inizialmente quali erano le maggiori influenze del gruppo? Diciamo che le influenze del gruppo sono sempre state fondamentalmente, diciamo, vari generi musicali, perché se si ascolta il sound dello Fastidios si possono percepire varie tipologie di sound. Io, quando parlo di influenze musicali, parlo sempre di tre band in particolare. La prima band, parliamo di musica street punk, non posso che parlare della più grande street punk band di tutti i tempi, ancora sulla strada dal 1972, e sono usciti recentemente anche con un nuovo album, a dimostrazione che il punk rock è vivo e vegeto. Una band che risponde al nome di Cox Parler, quindi dagli Stand of London, ancora più che mai in forma. Questo appunto per quanto riguarda lo street punk. Poi altre influenze musicali, sicuramente lo ska per Los Fastidios. E se devo dire una band, dico la band che per me rappresenta un po' il simbolo dello ska nel mondo. Una band di fine anni 70 che arriva da Coventry, e che risponde al nome di The Specials, che era un po', diciamo, la band più importante della scena two-tone, che per me ha significato tantissimo, in quanto il revival ska di quegli anni ha fatto capire alle nuove generazioni di ribelli, chiamiamolo così, che la musica doveva unire e non dividere. Quello è quello che hanno provato a fare gli Specials, ed è quello che continuiamo a provare a fare anche noi con la nostra musica. Poi, terza band che ci tengo a nominare, è una band che magari non è una band strettamente punk né ska, ma una band che per me ha significato tantissimo. Era una delle band che negli anni 80 poteva vedere sotto il palco ragazzi di tutte le tipologie, dal punk allo skin, al mod, allo psychobilly, al rockabilly. E questa band è un po' la band del mio cuore e risponde al nome di The House Martins. Per chi non li conoscesse, consiglio di andare ad ascoltarli. Una band che
mi ha insegnato moltissimo come la musica si può proporre in una chiave anche, chiamiamola, simpatica, quindi sempre col sorriso sul palco, anche quando parli di argomenti molto seri. E questo mi ha insegnato negli anni a propormi anche in questo modo, perché secondo me la musica prima di tutto è divertimento, poi allo stesso tempo è anche un'esternazione di emozioni e un lanciare dei messaggi, e anche dei messaggi importanti. E se lo si fa col sorriso, tutto riesce meglio. E gli Os Martins me l'hanno insegnata questa cosa. Quindi consiglio a chi non conoscesse questa band, The Os Martins, di andarseli ascoltare. Animal and human liberation, one struggle, one fight. Animal and human liberation, one struggle, one fight. Respect, grazie. In tutto quanti album avete fatto più o meno? Allora, siamo arrivati a 12 album. Infatti quest'anno abbiamo fatto 12 album, diciamo, in studio. Quest'anno abbiamo approfittato dell'occasione per uscire con il calendario, visto 12 anni, 12 mesi, dedicando ogni mese a una copertina della nostra storia. E in più abbiamo fatto anche altri album, diciamo, best of. Abbiamo fatto un live nel 2004. L'album acustico lo considero sempre uno degli album dello sfastidio. E qual è stato quello che ti ha emozionato di più, quello che ti è piaciuto di più farlo? Ah beh, questo non ho assolutamente nessun dubbio. Il miglior album dello sfastidio è e sarà sempre il prossimo. Anche oggi stiamo lavorando sul nuovo album. E veramente l'emozione che mi sta dando queste prime, diciamo, pre-registrazioni, le emozioni sono fortissime. Le abbiamo riascoltato anche oggi arrivando qui in furgone, delle prime bozze di registrazioni, e vi posso garantire che sarà il miglior album dello sfastidio di tutti i tempi. Dopo tutti questi anni, cosa vi spinge ancora a suonare? L'energia e la positività che il pubblico ci regala ad ogni concerto. Se non ci fosse il pubblico, per noi sesto elemento della band, probabilmente ci saremmo già fermati tanti anni fa. Abbiamo questa fortuna, abbiamo una famiglia internazionale che ci sostiene sempre e dovunque con grande passione e grande entusiasmo. Lo dico sempre che sono veramente orgoglioso di far parte di questa grande famiglia Los Fastidios Internazionale, e per me sono la mia energia e la mia famiglia. Quando incominciate a creare un nuovo pezzo da zero, qual è il processo creativo che vi porta a comporre un brano? Ma ne parlavamo anche pochi istanti fa. Il processo è cambiato negli ultimi anni. Come stiamo lavorando ultimamente mi piace tantissimo, ma nasce anche qualche giorno fa, parlavamo in un'intervista con una webzine inglese. Quando trovate il tempo per scrivere nuove canzoni, visto che siete sempre in tour? E io dico, grazie al fatto di essere in tour praticamente quasi quotidianamente, troviamo nuovi stimoli e nuove ispirazioni musicali, perché abbiamo la fortuna di girare, poi suonando quasi tutte le sere e incontrando anche un sacco di gente diversa. Sembra uguale quando la si incontra, perché magari hanno tutti un po' lo stesso look, sempre parte della gente della nostra famiglia, quindi della nostra subcultura, che è molto varia, che varia dal punk allo skin, al mod, al rock and roll, al casual, alla persona comune comunque. Dal più piccolo al più grande. Però abbiamo la fortuna, appunto, girando ogni paese, ogni città, di incontrare appunto persone che sembrano così uguali, ma allo stesso tempo sono così diverse, perché ogni paese, ogni città ha le storie, le sue vicende da raccontarci. E da lì prendiamo tantissimi spunti, e da lì nascono le canzoni. Le canzoni nascono spessissimo in furgone. Io sono in furgone, guido, perché faccio anche da autista, e mi piace guidare, quindi non ho nessun problema a guidare. Guido e guidando, portando in giro il furgone in giro per il mondo, mi vengono sempre guidando delle nuove idee. E spessissimo succede che Elisa, presto il telefonino, registrami questa melodia, questa cosa, questa parola,
questo ritornello, questo, boh, la registro, ci lavoro un attimino, ma proprio a livello proprio vocale, melodico, metto giù l'idea, melodia, strofa, ritornello. Quando torno a casa la registro con metronomo, la mando a Mr. Beeble, chitarrista della band, e lui mette il suono. E stiamo lavorando così da un po' di anni, no? Ormai. Sì, ed è una formula eccezionale. Poi fra il resto, dopo siamo fortunati che Beeble capisce, no, esattamente quello che Enrico, c'è una sintonia, è fantastico perché abbiamo poi gli stessi ascolti musicali, quindi ascoltiamo un po' tutta la musica. Da lì poi nasce il pezzo. Arriva prima la parte vocale, il testo, e poi la musica. Arriva prima la parte vocale, spesso già con testo, magari la strofa, il ritornello, diciamo la linea melodica, poi Beeble e poi tutti gli altri componenti della band, e poi in primis il Beeble mette giù appunto la musica, e poi ci lavoriamo, e poi ci lavoriamo magari a distanza oppure in sala prove. I testi di cosa parlano? Di quello che facciamo, di quella di che è la nostra quotidiana. Vita quotidiana. Raccontano proprio quello che siamo, niente di più, niente di meno. Quindi possono spaziare dal momento di festa, possono nascere anche qui attorno a un tavolo, magari un momento di festa e magari c'è l'ispirazione per raccontare un aneddoto. Oppure, che ne so, da storie appunto che incontriamo, che conosciamo durante i nostri tour. Come dicevo prima, abbiamo la fortuna di girare un po' tutto il mondo con la band. Questa è la nostra fortuna. Dico sempre che da ogni tour noi ritorniamo sempre arricchiti, non di denaro, ma bensì di esperienze. Ci riteniamo veramente molto fortunati in questo senso, perché avere la fortuna di poter portare in giro la propria musica, incontrare, conoscere, fare esperienze, caspita, è la cosa più bella del mondo. Tanti ci chiedono, caspita, girate il mondo, ma avete la fortuna anche di andare a visitare la città, il paese, i monumenti? E dico, tante volte no, non abbiamo il tempo, perché tante volte veramente sono delle toccate fughe. Siamo stati l'anno scorso in Argentina, Uruguay, 24 ore, toccate fuga. Però quelle 24 ore sono state preziosissime. Non abbiamo avuto il tempo magari di vedere i monumenti, i cittadini, però abbiamo avuto la fortuna di parlare, confrontarci con la gente. E questo per me è il miglior turismo in assoluto, perché capisci meglio il paese, capisci meglio le situazioni, capisci meglio le realtà, le difficoltà, le problematiche anche di quel paese, le cose belle, le cose brutte di quel paese. Poi dico sempre, i monumenti li possono anche vedere su internet, visite guidate, virtuali, e quello ci può stare. Però la fortuna è proprio quella di poter incontrare le persone e poter scambiare con loro 4, 10, 20 parole. E questa è la nostra fortuna. I testi hanno anche un intento politico-sociale? Ma io penso che ogni mattina che mi risveglio, alla fine è musica e politica, cioè nel senso che la politica, cos'è la politica? Per me la politica è quello che faccio, quello che vivo, sono le mie lotte, sono portare avanti i miei ideali, non è certo sventolare una bandiera partitica, è portare avanti i miei ideali. Quindi automaticamente io porto quotidianamente avanti i miei ideali ormai da tanti anni, io come tutti quanti, e quindi automaticamente le nostre canzoni, parlando di quello che facciamo, parlano anche di questo. Quindi ripeto, le nostre canzoni parlano di quello che facciamo, dal divertimento all'impegno sociale, quindi automaticamente fa parte di noi. Stay yourself, one jump, make me feel alright. Give me the right. Rude girl, don't care if he doesn't understand. Stay yourself, stay yourself. Palco live, vi piace o vi terrorizza? Ah, ogni volta è un'emozione. È un'emozione. A me tremano le gambe ogni volta che devo montare sul palco. Le emozioni. Qual è stato il posto in cui avete suonato che vi ha emozionato di più? Per noi ogni concerto è il concerto. È speciale. È speciale. Ogni momento è speciale. È la prima volta che vengo nelle Langhe piemontesi
e secondo me stasera sarà un concerto speciale. Ma ogni concerto è speciale, come ti dicevo prima, si incontrano nuove persone, vecchi, nuovi amici. Abbiamo questa fortuna che anche negli ultimi anni abbiamo questo anche un grandissimo ricambio generazionale, un grandissimo ricambio di pubblico. Ogni anno un sacco di pubblico nuovo, quindi un sacco di cose nuove da imparare. Quindi ogni concerto è il concerto. Poi, parlando di emozioni, mi dici, caspita, qualcosa che porti nel cuore. Sì, ma io sono un gran romanticone. E ripeterò sempre all'infinito che uno dei concerti che mi ha emozionato di più, che mi ha fatto tremare più le gambe, è quando ho chiesto la mano a mia moglie Elisa, in quel di Blackpool Rebellion. Ma perché lì si usciva un attimo dal contesto concerto quotidiano. Lì era un qualcosa anche di personale, quindi per me è stato un momento fortissimo della mia vita ed è stato bello condividerlo, soprattutto a Blackpool a Rebellion, con un'infinità. Blackpool Rebellion, per chi non lo sapesse, è un festival, forse il più grande festival punk rock e anche ska del mondo, dove ogni anno noi suoniamo e rincontriamo amici e amiche che si rincontrano solitamente girando per il mondo. Quindi avevo deciso di fare questa cosa proprio in quel contesto perché sapevo di farlo particolarmente in quel momento davanti a quella che è la mia famiglia internazionale, quindi è stato un momento particolare. E per voi qual è stato il posto che vi ha emozionato di più in cui avete suonato? Allora, per me, come diceva Enrico, ogni concerto è il concerto, è speciale, ogni concerto è diverso e allo stesso tempo uguale. Ovviamente quel giorno del 2019 a Blackpool è stato un po' più speciale per una cosa così importante per la mia vita. Però sì, ogni concerto c'è un'emozione grandissima. Anche Praga forse. Anche Praga è stato il primo concerto in cui sono salita sul palco con i Los Fastidios. 2018. Un altro concerto molto importante. Però ogni sera emozionante. Io penso che quest'anno per me è stata la prima volta appunto Rebellion a Blackpool, perché insomma mi sono aggiunto la band da dirigente, è stato per me forse quello il concerto più emozionante. Sì, il Rebellion è da nominare penso per tutti, perché comunque anche per me la prima volta l'ho fatto nel 2021, il primo concerto a Rebellion è sicuramente un palco che non ti lascia indifferente. Oltre a quello, per quanto mi riguarda, anche il tour che abbiamo fatto in Sud America l'anno scorso è stato molto emozionante. Cioè, come bibola anche io metto questi due. Rebellion è uno di quei palchi grossi che quando ti capita di farlo dici, non puoi non sentirti agitato anche se suoni da 20 anni. Però secondo me l'emozione, un'emozione diversa e particolare è quella del al contrario del locale piccolissimo. Dove senti il sudore della gente addosso, ecco, quello è un'emozione diversa, ma secondo me altrettanto bella e forte. Assolutamente. Sì, assolutamente. E poi non abbiamo ancora vissuto l'emozione di Arguello. Arguello questa sera sarà molto speciale. Come diceva anche Mattia, veramente la cosa bella anche dello Fastidios è che lo Fastidios magari li vedi una sera ed è quello che anche apprezza anche la nostra famiglia internazionale che ci segue sempre con tanto affetto e passione, che dice è così bello, magari vi vedo la sera prima sul palco davanti a 10.000 persone e poi magari il giorno dopo vi trovo nel peggiore dei bar, capito? Magari in una città a 200 km da quella precedente e caspita, ma tante volte è proprio anche in quelle situazioni più piccole dove si respira, sì. Si respira poi noi si viene da lì, noi siamo nati in quelle situazioni lì. Da dove venite di Faciso? Ma noi veniamo da diverse città, allora la band nasce a Verona. Verona. A Verona, però di Verona ci sono solamente io in questo momento, perché io vivo a Berlino. Io sono di Cesena. Però sei originario di? Della Tuscia. Della Tuscia. Cesena. Dalla provincia di Milano, Lainate, ci tengo a sottolinearlo, perché orgoglioso. Io vivo a Verona, ma ci tengo a sottolineare che sono vicentina. Di dove precisamente? Lonigo, non mi intrigo. Ad un vostro concerto cosa non deve mai mancare? Divertimento, e una birra buona. Birre buone, ecco, birra
buona, no birra discount, siamo degli ottimi intenditori di birra, quindi ci piace la birra buona. Però birra bavarese. Sì, ma soprattutto veramente il divertimento, il sorriso, perché per noi la musica è questo, per noi la musica è divertimento prima di tutto, aggregazione, e quando vediamo ad ogni concerto lo sfastidio, a fine concerto, la gente col sorriso stampato sul viso, andarsene a casa contenti e felici, quel momento ci sentiamo veramente soddisfatti di quanto abbiamo fatto. Avete un rito scaramantico prima di salire sul palco? Riti scaramantici? Ma no, ci diamo un po' il pugno così prima di iniziare il concerto. Siamo sempre agitatissimi, io per primo sono sempre il più agitato di tutti. Sul palco avete qualche cosa particolare, effetti, bassi particolari, chitarre, batteria, angolo nerd? Allora, a me piace utilizzare il mio microfono che è un Sennheiser E935, ma nei palchi piccoli lo devo abbandonare perché crea troppi feedback. Qualche volta crea dei problemi, anche io ho lo stesso microfono, qualche volta nei palchi piccoli crea dei problemi, feedback e quant'altro. Com'è anche il tuo pedale, ogni tanto, anche stasera dobbiamo rinunciare al pedale, però vabbè. Ma ne veniamo fuori lo stesso, perché poi spesso, penso il 99% dei casi, siamo sempre in mano a degli ottimi sound engineer, come si suol dire, e quindi si riesce sempre a trovare fuori un buon suono, almeno esternamente. Io come chitarra utilizzo delle chitarre di un bravissimo liutaio toscano che si chiamano Billy Boy Guitars. Una bomba. Bellissimo. Come album principale un Fender Otto Rod Delight. Ah, io non sono ancora pronto per le grandi novità tecnologiche della batteria, quindi vado di una batteria acustica normalissima, piatti, un FIP e via, pacchetto in mano e si suona. Yenier, to, grande passo tecnologico sono Yenier. Beh, è una grande cosa, eh. Io così come Didi Ramone e Paul Simon non suono un Fender Precision, come penso il 90% della scena punk mondiale, che preamplifico con una pedaliera in cui ho un Sansamp e un Origin FX super vintage che mi dà un preamp molto simile a Ampeg.
Penso sia abbastanza un classico, ecco. Tour, come li gestite? Stanchezza, dormire, mangiare, la convivenza? Allora, si mangia quasi sempre bene. Sì, ci sono delle eccezioni. Però no, dai, mangiare, dai. Direi che negli ultimi anni è migliorato notevolmente la qualità delle proposte culinarie. Come li organizziamo? Allora, noi siamo una band molto do it yourself, proprio vecchio stile. Ci gestiamo un po' tutto. C'è Elisa che si occupa della parte organizzativa dei concerti, almeno diciamo per l'Europa, Inghilterra. Poi quando invece andiamo nei paesi magari oltreoceano, magari ci appoggiamo a delle realtà indipendenti locali, ma anche perché magari là diventa un attimino più difficile organizzare logisticamente nel migliore dei modi le cose. Però diciamo cerchiamo quando possiamo di organizzarci tutto per tutto da noi. Siamo proprio una band veramente indipendente, ci teniamo molto a sottolineare con orgoglio anche la nostra indipendenza musicale, perché per noi, lo diciamo sempre, la musica appartiene alle band, a chi fa musica e non alle multinazionali della musica. Proprio per questo continuiamo su questa linea, abbiamo anche un'etichetta indipendente che cerca appunto di dare voce a tante band che altrimenti non riuscirebbero ad uscire dalla loro sala prove, perché crediamo veramente nell'indipendenza musicale. Poi per quanto riguarda convivenza, la band è una famiglia, quindi con tutti gli alti e bassi che può avere una famiglia. Ci sono momenti d'oro, momenti in cui va tutto bene, momenti in cui ci sono un po' di attriti, problemi, ma normalmente, sai, quando si convive per 10, 20, 30 giorni su un furgone, con tanto di spostamenti non indifferenti, e tante volte possono anche subentrare dei problemi, ma si cerca sempre di superarli, si cerca sempre di parlarne e superarli, cioè diciamo non ci si è mai presi a pugni, ecco, in tour. Siamo una famiglia, ci piace viverla così. Si dorme sempre poco. La sveglia è sempre presto, troppo presto. Troppo presto, si guida tanto, spesso appunto mi accollo io della guida, adesso finalmente abbiamo un altro guidatore, il buon Mattia, che smezzerà con me spesso e volentieri, no, qualche volta anche Elisa, dai, qualche volta anche il buon Bibo ha guidato, per me non è un problema di guidare. Il problema è che tante volte veramente abbiamo delle vasche non differenti da fare, perché in un anno arriviamo a fare con il nostro furgone, siamo arrivati a fare anche 80.000 km in un anno e non sono pochi, tenendo conto che qualche volta si va anche oltreoceano e quindi lì i chilometri non sono conteggiati sul nostro furgone e quindi lì sono altri spostamenti. Però diciamo non è facile. Ecco, poi gli anni passano, si invecchia e quindi i capelli imbiancano, cascano del tutto, si diventa skin perché appunto i capelli non ci sono più. No, scherzi a parte, dai, si cerca sempre di convivere. Se siamo ancora qua oggi dopo 33 anni, carità, abbiamo cambiato tante line up anche per questi motivi, perché comunque tante volte sembra facile la vita di tour, ma non lo è. Abbiamo avuto anche musicisti che si sono addentrati sperando di aggregarsi alla band, convinti che questo fosse il loro sogno della vita, e poi si sono resi conto dopo qualche mese che non è tutto oro ciò che luccica, ma fare la vita on the road non è semplice e non è facile per chiunque. Felice in un mare di problemi dove c'è il sole. We'll be right back.
lockdown, per voi questo momento è stato un momento in cui avete continuato a scrivere idee oppure zero, come alcuni artisti e artiste? È stato un momento tragico, inizialmente. Venivamo da due date importanti, una in Bielorussia, e a Berlino. Dovevamo partire il mercoledì, destinazione Spagna, per importanti eventi in Spagna. Ci siamo trovati, come tutti quanti, invece da quel lunedì, martedì, che fu bloccati in casa. Inizialmente un dramma, inizialmente si voleva sbattere la testa contro il muro, però poi abbiamo trovato la forza per andare avanti, anche musicalmente parlando. Abbiamo registrato addirittura un album in lockdown, ognuno dalla propria abitazione, ed è stata una cosa bellissima perché siamo riusciti a uscire da questa situazione di chiusura sempre grazie al nostro pubblico, uscendo diciamo ogni qualche settimana con un nuovo video, brano registrato in acustico, ognuno nella propria abitazione, condividendo un video che raggiungeva tutti gli amici e tutte le amiche ovunque nel mondo. E ci ha dato questa la forza, ancora una volta la musica ci ha aiutato a superare questo difficile momento. Dopo questo periodo di lockdown, il pubblico ci ha proprio chiesto, ci ha ringraziato dei nostri video che condividevamo quasi settimanalmente, periodicamente, e ci hanno chiesto per cortesia di racchiudere in un album tutte queste registrazioni. E ancora una volta siamo riusciti a farlo, a accontentare il nostro pubblico, e siamo usciti con questo From Lockdown to the World, album registrato durante il lockdown. Comunque 2020-2021 abbiamo anche suonato. Sì, penso siamo stati l'unica band, la prima band italiana ad uscire dai confini nazionali, perché siamo usciti a luglio 2020. Luglio 2020 abbiamo suonato in Germania, all'Lindau, con tutte le costrizioni, con tutte le restrizioni del caso. E settembre 2020 abbiamo fatto un tour Svizzera, Germania e Svezia. Sì, che è stato un tour molto particolare, con un sacco di restrizioni, con un sacco di proibizioni, però è stato molto forte dal punto di vista dell'emozione, perché ci ha fatto capire veramente come la gente avesse veramente bisogno della musica. E ancora una volta, ripeto, la musica, anche in quel frangente, ci ha aiutati ad uscire da quella difficile situazione. E viva la musica! Social, vi piacciono o non vi piacciono? Come li usate? Allora, i social network sono importantissimi, secondo me, per le bands, perché è uno strumento gratuito per promuovere la propria musica. Da band indipendenti è lo strumento, secondo me, fondamentale oggi come oggi. Certo. Bisogna sfruttarlo. Io dico sempre che i social network vanno usati, non farsi usare dagli social network, devi usarli nel migliore dei modi. Noi cerchiamo di usarli tutti. Proprio TikTok anche? Assolutamente sì. Ma ci ha avvicinato a un sacco di pubblico nuovo. C'è. Poi è curioso perché... Allora, i Los Fastidio sono sempre una delle band che apre la strada. 2001, una delle prime band punk a fare un videoclip. Mamma mia, ci siamo presi un sacco di critiche. Ci davano già venduti alle multinazionali della musica, noi indipendenti al 100%. Abbiamo iniziato con quel primo videoclip che era Rabbia dentro il cuore, abbiamo aperto le strade così. Poi dopo di noi, tutte le band hanno iniziato anche loro con i videoclip. Social network, TikTok, oh mio Dio, abbiamo iniziato. Ma perché per noi social network, ripeto, sono uno strumento fondamentale. Siamo una band indipendente, non ci dà spazio a nessuno, tranne poche situazioni come voi in questo momento, anzi che ringraziamo di cuore. Non ci dà spazio a nessuno perché comunque almeno parliamo dell'Italia, la radio, i mass media, nessuno ti considera, anche se fai dei tour importanti, ci sono band come Los Fastidios, altre band, chiamiamole internazionali per il mondo, ma che in Italia nessuno conosce. Quindi cosa dobbiamo fare? Ci aggrappiamo a quelli che sono gli strumenti per noi band indipendenti a cui possiamo arrivare, che ci possono permettere di divulgare proprio la nostra musica. Quindi ci aggrappiamo a tutti i social network. Qualche anno fa siamo partiti con TikTok, penso siamo stati una delle prime band a utilizzare TikTok, anche lì un sacco di critiche, e ora chi ci criticava utilizza TikTok. Ma perché? Per noi, ripeto, i social network ci sono uno strumento utilissimo per promuovere la propria musica. Quindi noi indipendenti cerchiamo di utilizzarli al meglio. Come vi vedete tra 5 anni? Oddio, più vecchi sicuro. Enrico magari avrà una chioma pulitissima. Ma mai va, perché chissà, la tecnologia mi permetterà magari di diventare quel punto che fa mica una crista così. No, tra 5 anni, ma non lo so, noi viviamo la giornata, non so cosa succederà l'anno prossimo. Di sicuro so che tra 5 anni avremo scritto un sacco di nuove canzoni. Sicuramente, perché finché potremo girare il mondo e avremo l'opportunità di girare, avremo sicuramente lo stimolo per scrivere nuove canzoni. Everybody shouting out, I dare you sweat, see. Nothing to be no rest here.
we cannot be in the fear of the silence. You can get in the street, in every clown, everybody shouting loud, we are anti-racist. We are anti-racist. Contro ogni razzismo, contro ogni discriminazione, sempre e contro ogni fottutissima guerra. Stop the war! Come vedi la scena musicale italiana underground e non solo? La scena italiana, secondo me questo non è il momento migliore per la scena italiana, se ci guardiamo indietro negli anni. Però è comunque viva, è viva perché comunque ci sono ancora tante band che hanno ancora tanta energia, tanto entusiasmo. Purtroppo, ripeto, in Italia c'è il problema che bisogna sempre aspettare la nuova onda per ritornare ad alti livelli anche sulla scena punk e sulla scena indipendente, perché purtroppo in Italia di te parlano solo nel momento in cui il tuo genere musicale va di moda. In questo momento il punk, lo ska, generi affini non vanno di moda, quindi nessuno ne parla. Però diciamo che c'è comunque un sottobosco sempre vivo, fatto da tante band, da tanti ragazzi che comunque continuano a portare avanti con grande entusiasmo quelle che sono le sonorità a noi care. Noi, come Los Fastidios, cerchiamo sempre di guardare il tutto con ottimismo e positività, speranzosi che anche le nuove generazioni continuino a portare avanti quanto abbiamo fatto magari band un attimino più attempate come Los Fastidios ed altre della scena musicale hanno fatto negli anni. Speriamo in un ricambio generazionale, speriamo ci sia la possibilità, soprattutto per le giovani band, di trovare nuovi spazi per suonare. Oggi è difficile in Italia. Ecco, un consiglio alle nuove leve che incominciano a suonare. Non arrendetevi. Mai. Guardare avanti. C'è un vecchio disco dello Sfastidio, una canzone dice guardo avanti. Continuare a guardare avanti. Mai fermarsi davanti a porte chiuse, sbattute in faccia. E non arrendersi mai. Soprattutto non perdere entusiasmo se magari a livello nazionale non si trovano sbocchi personali. Perché al di là delle Alpi, al di là dei confini nazionali, ci sono un sacco di situazioni che invece magari sono più aperte, diciamo, culturalmente parlando e mentalmente parlando, e che magari possono darvi spazio, quello spazio che magari qui in Italia non si trova. Quindi non arrendersi mai, continuare ad andare avanti, essere sempre pronti a montare su un furgone, ma veramente non arrendersi in nessun caso. Sì, magari anche investire un po' di tempo in più e dei soldi, insomma, per andare all'estero. Sì, ma anche utilizzare al meglio i social network. Utilizziamoli, abbiamo questa opportunità, ci permettono comunque, rispetto a quello che succedeva a noi 30 anni fa, non avevamo magari situazioni che ci potevano permettere gratuitamente di arrivare ovunque nel mondo. I social network oggi abbiamo una fortuna, e quello che condividiamo può arrivare dall'altra parte del mondo in un secondo e in tempo reale, quindi approfittiamone. Ripeto, sempre pronti a partire, qualche volta anche con un sacco a pelo,
pronti ad andare in giro, non arrendersi mai, continuare a crederci, credere in quello che fate. Se credete nella vostra musica, continuate a farlo, che la musica sarà sempre voi, con voi, non vi tradisce mai. Quindi andiamo avanti, crediamoci. Grazie. E soprattutto noi contiamo su di voi, nuove generazioni di ribelli. Lo cantavamo nel 98, lo ripetiamo oggi. Quindi nuove generazioni, non mollate, credeteci, che la musica è sempre dalla nostra parte. Tre artisti musicali o artiste o gruppi musicali del passato o del presente che tutte le persone devono conoscere. Oddio, Specials, assolutamente. Cox Far e The Osmartis. Ha parlato con me, noi viviamo in simbiosi, quindi The Specials, The Osmartis e Cox Far. Jimi Hendrix, Stray Cats, quindi Brian Setzer e Django Reinhardt. No, forse sui gruppi punk un po' più moderni, tra virgolette, magari ci potrei menzionare gli Interrupters, i Rancid, comunque magari non so più tanto volevo dire. Poi sicuramente gli Autocratics, perché wow. No? Grande band al Giappone, grande band al Giappone, grande band al Giappone. Ah, io vengo da ascolti musicali anche un po' più diversi, quindi dico Modena City Ramblers, assolutamente. Banda Bassotti, per una questione di cuore. E dal passato, dato che nessuno li ha nominati, ma penso che c'è comune, i Clash. Assolutamente. Ma grazie di cuore per questa intervista. Sì. Grazie di cuore, perché se non ci fossero situazioni come la tua a darci voce, saremmo mai qua a cantare per il nostro grande pubblico. E basta. Però grazie di cuore comunque, perché ci dà la possibilità di diffondere quello che è il nostro pensiero, quello che sono le nostre emozioni. E veramente grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao, avanti ciao. Tutto, viva la musica, sempre. Viva. Grazie di cuore, voi siete i Los Fastidios.